ragazze e ragazzi, nel vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Vanilla. Questa inizialmente era la serie principale del canale che poi, diciamo, ho lasciato un po' da parte. Infatti ci sta ancora il vecchio pupazzo di neve che abbiamo fatto nel periodo natalizio e sempre se la videocamera decide di mettermi a fuoco, ok, direi tranquillamente di andare verso il basso. Allora, come potete vedere nell'inventario ho 16 Eye Ender. Questo perché in questo video andremo verso ok, di qua si erano buggate. Verso di qua perché andremo a trovare la fortezza dell'End. Non so quanto tempo impiegherò a trovarla, se è lontana, vicina, non ne ho idea. Cibo non ne ho abbastanza, quindi torno indietro. No, prima devo risalire. Allora, non ricordo in quale delle tante cesta dovrei avere del pane, o forse anche stesso dentro le fornaci, forse il cibo che stavo facendo. Sì, infatti, eccola qua. Vediamo se qui ne trovo altro. Sì, anche del pollo. Anzi, direi che sì, ci sta altro cibo, però dovrebbe tranquillamente bastare sempre. Ok, vediamo se riesco a mettere a fu riesco a mettermi a fuoco. Ok, e quindi l'unica cosa che ora come ora posso fare è andare in questa direzione, sperando che gli Iowender non si rompano, o meglio, si rompano il meno possibile. Ora, dentro al Nether, ora c'è stato l'update, però visto che questo mondo l'avevo generato prima dell'update, mi pare nella 1.14 l'avevo generato, non so se cioè sicuramente avrò la possibilità di vedere il nuovo aggiornamento, ma toccherà viaggiare un pochino, quindi avremo la possibilità di andare un po' avanti, sempre all'interno del mondo stesso, diciamo nel Nether. Magari fare una base lì, anzi probabilmente sicuramente potremmo farla, perché molto probabilmente farò un portale all'interno della, non ricordo se ho i, se ho le coordinate. Comunque sicuramente farò sicuramente un portale lì che unirò con questo qui che ho all'interno della mia base. Ora vediamo un po' in che direzione ci fa andare, sempre nella stessa. Ok. Quindi ancora per un po' toccherà viaggiare. Qui c'è acqua, dell'acqua bagata. Diciamo che più di tanto non mi sono allontanato dalla base, quindi frecce ricontrollo sempre per sicurezza se ho tutto. Sì, letto ce l'ho nel caso per dormire, armatura ce l'ho perfetta, ok, nel caso sarebbe stato un po' un problema perché sarei dovuto tornare indietro. Per quanto riguarda le frecce, neanche troppo, perché
In quel caso avrei aspettato la notte per far fuori qualche scheletro. Quindi in quel caso non si vanno a creare grossi problemi. Io sono andato di qua perché voglio rimanere quanto più in alto possibile. Parte il lag, però sono riuscito a da raggiungere l'albero, ok. Diciamo che ci mette veramente tanto a caricare, anche perché mentre sto registrando sta caricando pure il mondo, perché in questa zona a quanto pare non sono mai venuto, neanche per esplorare un po'. Ok, ce la faccio arrivare di qua, penso di sì. In teoria speriamo che si riesca a ottenere diciamo, un arrivo abbastanza rapido. Ok, direi di sbrigarci a superare questa zona perché voglio lanciare un altro Enderai. Ok, diciamo che per il momento il mio viaggio sopra gli alberi sembrerebbe concluso. Fortuna abbiamo raggiunto pure di qua Sinceramente, ora che ci penso, non ricordo di. Ah, mi pare che era nell'altro mondo, quello precedente, sempre di Minecraft Vanilla, che avevo perso l'uovo del drago. Però comunque, ora come ora devo andare, anche perché altrimenti me lo sarei ricordato in teoria. Beh, nel peggiore dei casi, cerco un altro, cioè, con questi Ender sono 16, riesco a fare giusto un altro, cioè posso evocare un altro drago per poi farlo fuori. Però a quanto pare diciamo, questo mondo ancora non l'ho battuto il drago, anche perché diciamo, in questo momento il lag è tanto. Perché mi sta generando il mondo. Ora, non so perché ho aggiornato la versione e quindi lo sta rigenerando in base alla versione, lo sta aggiornando il mondo in base alla versione, ma non credo perché lo fa in genere dopo il primo caricamento e ci mette un po' più di tempo a farlo. Ok. Devo rimanere verso di qua. Ok, quindi devo continuare a camminare un po'. Stiamo andando in direzione, ora ve lo dico, siamo sempre nelle pianure, ma in direzione sud. Ok. Un villaggio. Che non guarderò in questo momento. Qui sono giusto dei cavalli. Ok, vado a salvare le coordinate, così in futuro posso tranquillamente tornarci. Ok, si sta facendo notte. Intanto vado cerco di andare quanto più possibile in avanti.
e appena si farà buio andrò a dormire. Questo, diciamo, è il motivo principale per il quale mi sono portato il letto. Così durante il viaggio ho la possibilità di andare a dormire. Ora vediamo di riuscire a risalire quanto più possibile. Anzi, mi prendo giusto un po' di cobblestone, magari riesco. Sì, ecco appunto, riesco a raggiungere diciamo, la pianura. Ora, cosa molto importante, approfitto per dormire. Quindi in questo modo si riesce più velocemente a viaggiare. Ora, diciamo sempre che il viaggio è veramente veramente lungo. No. Dove stai? Eccoli qua. Ok, cambiato direzione. Quindi diciamo sembra che ci stiamo avvicinando alla fortezza. Meglio così. Qui ci sta un bel burrone. Comunque è andata verso l'alto, quindi ci vorrà ancora un pochino, altrimenti se fosse stata qua in zona sarebbe scesa verso il basso. Ne lancio un'altra per appunto per sicurezza. Quindi sono sicuro di andare verso di qua. Ho un campo di fiori. Ora, come grazie a uno degli ultimi aggiornamenti che hanno aggiunto il blocco che tramite fiori, semi e queste tutte queste cose qui di natura si può creare il bone meal, si possono utilizzare in altri modi i fiori, quindi non solo più come blocco decorativo. Ora dovrei riuscire a, ok, stare in alto. Ok, qui ci sono le api. Ok, a quanto pare dovrò viaggiare un altro bel po'. Ora, non appena riesco a trovare un altro punto un po' più largo, tipo qui. Vediamo dove mi punta il. Dove stai? Andare verso il basso. Ah, ok, di qua. Ok, una mi si dovrebbe essere rotta. Ma un'altra dovrei riuscire a riaverla. No, niente da fare. Bene, intanto vi pianto. Quindi devo tornare un altro poco qua indietro. Ok. Ok, quella si è rotta. Sembrerebbe che, diciamo, si bugga in qualche modo. Ok, sto continuando ad andare verso di qua. Ah, ecco.
No. Niente da fare. Ok. Quindi praticamente mi ha fatto tornare dove stavamo. Ok, quindi mi faccio un altro pochino di qua. Dove stai? Dove sei andata? Ok. Quindi stai di qua. Ah, ecco. No? Ok, l'unica è andare verso, guardare verso l'alto. Ok, sembrerebbe, anche perché sto perdendo tutte, che molto probabilmente dobbiamo andare verso il basso. Quindi forse da qui si riesce a capire. Sì, infatti, sì, bisogna andare in questa direzione. Ok, luce alla mano del ferro, che non fa mai male. Infatti abbiamo trovato la fortezza, finalmente. Ok, ti ribaggalo. Ora direi di esplorarla. Vediamo se qui troviamo qualcosa. Qui troviamo dei libri che nel momento in cui andremo, anzi torneremo a casa, sarà utile da andarsene a prendere. Quindi una volta sconfitto l'Ender Dragon si tornerà qui e si prenderanno le varie librerie. Scendendo di qua si va da qualche parte, qui sembrerebbe di sì. Ok, una porta non porta da nessuna parte. Altra libreria di qua. Sì, questa è molto molto più grande rispetto a quella di prima. E ci dovrebbe essere le ceste. Efficiency, sharpness. Ora, queste qui me le voglio prendere, questa cesta è l'unica cosa che mi andrò a prendere, perché prima di entrare all'interno del portale mi andrò a posare le cose che non servono dentro le cesta, sperando che, ok, tu dovresti essere a posto. Ora, dentro qui al land c'è un'altra porta. Sembrerebbe di sì, appunto. Ah, ok, questa è quella là che stava dall'altra parte, ok. Ok, per di qua non andiamo da nessuna parte, quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di risalire.
Ora, conviene fare in questo modo che le porte di ferro che vi vediamo, che visitiamo, che attrezziamo di rompere così siamo più tranquilli di vedere dove siamo stati e dove no. Ok, quindi non mi sembra che ci sia qualcosa di qua. Dovremmo esserci stati perché vedo delle torce. Pure per di qua. Dubito che di qua ci sia qualcosa, però non si sa mai. Di qua invece, parte della redstone. Che ovviamente quando che ovviamente andrò a togliere nel momento in cui cioè posare nel momento in cui vado a vedere vado sto per entrare dentro il portale e cosa molto più importante devo capire appunto mi ricordavo che volesse andare da qualche altra parte perché mi sembrava molto molto piccola come fortezza. Ah, ragno. Ora vediamo tu cosa contiene. Un enderpearl. Ci sta qualcosa? No, non mi sembra. Ok, altro ragno. Ok, di qua si scende di nuovo, però volevo dare un'occhiata più di qua. Magari ci sta qualcosa qui sul piano. A parte di là che è un po' buggato il mondo, ma più che altro perché non ho fatto in tempo a caricare. Ok, a te. Che mi aspettavo sbucavito. Oh, ok. Ok, in teoria questa dovrebbe essere l'ultima zona da esplorare, perché qui dovremmo. Ok, metto spada perché ho sentito degli zombie. Li ho. Ok, li ho sentiti da questa parte qui. Ok, forse. Eh sì, anche perché qui ci sta altra roba. Ah, eccoli. Diciamo, meno male che ci sta lo zombie che permette di, che ha permesso di andare. Ok, pane è buono. Ok, c'è un creeper. Quindi devo ammettere che è veramente veramente grande questa zona. No. No, 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 no. Ok, non sembra che siano spawnata altra gente. Quindi dovremmo essere a posto. Allora, intanto piazzo un po' di roba che non dovrebbe servirmi. Quindi dovremmo stare a posto. L'unica è continuare a guardare di qua. Quindi non credo qua di trovare qualcosa. Ok. Ok, l'unica è vedere magari di qua. Non ho legna. Quindi. Eccolo, ho trovato il portale, perfetto. Quindi l'alternativa è venire di qua e sbrigarci a rompere il portale. Ok, ora la cosa migliore da fare è venire di qua e attirare il silverfish perché
si romperanno agli altri blocchi. Fate sentire se ne è rotto uno. Punto. Non era quello che speravo si rompesse, però ora te li piazzate qua. Ah, sono veramente tanti quelli che mancano di... In realtà non me ne era mai capitato uno a cui mancassero così tanti enderai. Allora, comunque, solo in totale me ne mancano in totale 4, di cui una... Dove sta? Un enderpearl ce l'ho già di qua. Ora, l'unica cosa che si può fare, parte ora che devo andare a rimediare un po' di legno che posso prendere tranquillamente di qua, così cesta con del carbone, quello che alla fine andavo a cercare. Chissà se qui sopra ce ne magari ce ne sta un'altra di cesta. Tanto io nel mentre mi vado a prendere tutto il legno, quindi dovrei stare a posto, perché adesso così in questo modo approfitto per innanzitutto per farmi qualche torcia. Ok, ne riesco a fare giusto 28, però se sono abbastanza per illuminare la zona. Allora, cosa molto molto importante, ora andrò dentro al Nether perché devo farmare un po' di un bel, anzi un bel po' di di Blazerod, quindi devo trovare il andare all'interno di una fortezza, prendere Blazerod e farmare il Blazerod, quindi per poter fare il portale. Ora spero di trovare qualche altra di trovare qualche altro qualche Enderman o comunque enderpearl sparse qua e là in qualche cesta, magari pure dentro la fortezza, sperando che la fotocamera decida di riprendere a funzionare. E direi allora che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.